vorrei che ci facessimo delle domande che ci possono aiutare poi a leggere alcuni dei fenomeni che viviamo oggi. Perché credo che come noi filtriamo le informazioni che ci arrivano, soprattutto adesso che sono informazioni incazzanti, facili da trovare, sono troppe, abbiamo bisogno di filtrarle e questo noi lo facciamo in realtà implicitamente o esplicitamente. Ma tanto vale, a mio avviso, in un ambiente come questo di scienze sociali, cercare di farlo più esplicitamente possibile. Ovviamente le chiavi di lettura sono tante, ma vi butterò su una chiave di lettura che forse sarà utile anche per i colleghi che interverranno dopo, perché è la filosofica, non è di scienze sociali, e a mio modo di vedere è ancora fondamentale delle grandi divisioni politiche tra destra, sinistra, eccetera. Ed è banalmente la divisione tra ottimismo e pessimismo. Il modo in cui noi guardiamo il mondo in realtà dipende dal tipo di atteggiamento che abbiamo nei confronti del prossimo e nei confronti della nostra collettività. Se la nostra collettività è capace di superare alcuni problemi oppure no. Se è utile che ci siano degli interventi sociali da parte dello Stato, da parte dei privati, per migliorare le cose, oppure meglio non toccare niente perché c'è comunque un mondo così complicato dove gli interventi possono essere controproducenti. Allora, per illustrare questa cosa, avevo per brevità preparato alcune slide di alcuni fenomeni del passato che sicuramente influenzano il mondo di oggi, la politica, che sono questi che trovate qui, e cercavo di fare un gioco, di mettermi due paia di occhiali, un paio di occhiali ottimista, un paio di occhiali pessimista, e quindi di leggere lo stesso fenomeno da due punti di vista diversi, in modo da stimolare una autoriflessione, che nel mondo vuol dire anche comprendere noi stessi, come noi guardiamo il mondo. E pertanto il gioco è quello di provocarvi a dire se siete ottimisti o pessimisti sulle grandi questioni politiche di oggi. Facendovi vedere in realtà una serie di dati molto banalmente. Allora, riguardo alla violenza, noi sappiamo che le guerre ci sono in tutte le epoche storiche, ci sono purtroppo anche in epoca moderna, ma è un fenomeno che sta migliorando o sta peggiorando, ci aspetteremo più guerre o meno guerre nel futuro. E un dato abbastanza incontrovertibile è il numero di persone che sono morte direttamente a causa di una guerra, non indirettamente a causa di malattie o epidemie, carestie che sono venute insieme, sono direttamente relative alla violenza politica tra Stati. E possono essere dette in due modi. Da un punto di vista ottimista, c'è chi intravede un trend in questo tipo di cose. C'erano guerre più frequenti e più sanguinose negli anni 40 e viceversa adesso stiamo andando verso una riduzione, quindi ci sono ancora ma probabilmente ce ne aspettiamo di meno. Altri fanno fatica a vedere queste frecce direzionali nella storia, queste cose che migliorano e tendono a vedere le cose in termini più ciclici, quindi le cose migliorano e migliorano temporaneamente, poi possono tornare a essere peggiori. Non ci sono soluzioni permanenti a problemi che sono sempre stati con noi. Se Aristotele o Kant non sono riusciti a risolvere il problema della guerra, difficilmente riusciremo noi. Possiamo contenerlo ma non eliminarlo. E quindi c'è una erratica ciclicità in questi fenomeni per cui potrebbe esserci una nuova fermata. C'è chi dice, e questi sono tendenzialmente pessimisti, che in realtà il mondo non è un'unità. Il mondo è fatto di varie cose, per cui in alcune regioni ci possono essere miglioramenti, ma se uno guarda il mondo nella sua globalità, in altre regioni ci possono essere dei peggioramenti. Una delle teorie più pessimiste del mondo contemporaneo è quella di Samuel Huntington sullo scontro tra civiltà, che dice: è vero che ci sono meno conflitti che in passato, però sono tutti posizionati sulle faglie tra le varie civiltà, le varie religioni, e questo rende pericolosi questi conflitti, più pericolosi di quelli del passato, sicuramente. Guerre di religione sono guerre più sanguinose e più fondamentali di ogni altro tipo di guerra. Un'altra cosa che spesso invece viene portata a favore degli ottimisti è l'espansione della democratizzazione.
c'erano meno stati democratici, c'erano stati democratici solo in Occidente fino a poco tempo fa, adesso invece c'è un aumento, un'ondata di democratizzazione. Negli anni 80 c'erano 31 stati pienamente democratici, nel 2010 sono 45, non sono più solo gli stati occidentali, e quindi c'è un miglioramento. Cosa dicono i pessimisti? Rispondono di nuovo che bisogna guardare dove c'è stato il miglioramento. È vero che il miglioramento c'è stato, per esempio, nell'area ex sovietica. Negli anni 80 c'erano le dittature comuniste, adesso in un certo numero di quei paesi, alcuni sono entrati nell'Unione Europea, ci sono delle democrazie. C'è stato sicuramente nelle Americhe, dove in America Latina negli anni 80 c'erano molte dittature, ma adesso invece ci sono delle democrazie. Ma ci sono intere regioni dove questo non avviene. In Asia, dove vive la maggior parte della popolazione, questo non avviene. In Africa comincia, ma fatica a decollare, e invece nel mondo nordafricano, medio orientale, nel mondo arabo, sostanzialmente il numero, la percentuale di paesi liberi è ancora molto bassa. E quindi anche lì ci può essere scetticismo o meno. Come si distingue l'ottimismo dal pessimismo? Pensare che col tempo non ci sono limiti assoluti a che questo processo vada avanti. Ci sono regioni, culture che magari ci metteranno più tempo, ma prima o poi potranno arrivare a una democrazia. Ci sono, leggendo sui giornali, per esempio adesso sulle rivolte nordafricane, viceversa pessimisti che ritengono che ci siano alcune culture, in particolare l'arabo, quella islamica, che siano impossibilitate ad arrivare a un processo democratico. Come rispondono gli ottimisti? Gli ottimisti rispondono che questo si diceva dei paesi ortodossi negli anni 80, quando c'era nell'80 non c'era neanche una democrazia in un paese ortodosso, mentre adesso quasi tutti, dalla Grecia, all'Italia, all'Ucraina, sono invece democrazie. E quindi è solo una questione di tempo. Però capite che non è un discorso filosofico, è un discorso politico, un discorso chi vive in questo mondo bisogna dare una risposta. Quanto è questo tempo? È entro le nostre vite? È entro 20 anni, entro 30? Perché se è entro 200, appunto, è una questione filosofica. Vediamo questioni più economiche da questo punto di vista. La disuguaglianza. Allora, noi sappiamo, questo è uno dei modi di leggere le cose, che ci sono profonde disuguaglianze nel mondo. I pessimisti dicono anzi che il mondo deve funzionare in questo modo, perché è il capitalismo, il mercato, fa funzionare i talenti differenziandoli rispetto agli altri. Altri ritengono che questo invece comporta un costo troppo elevato. Questa è l'attuale distribuzione del reddito nel mondo: il 20% più ricco detiene il 74% della ricchezza, il 10% più povero, il 2%. In mezzo, la grande maggioranza delle persone nel mondo ha solo il 24% della ricchezza. Ma anche qui ci sono modi di vedere diversi. Guardiamo come era 40 anni fa, in questo caso. 40 anni fa c'erano molte più persone di oggi nella soglia sopra la povertà. La soglia della povertà assoluta è $1 al giorno. Immaginate cos'è vivere con $1 al giorno. E una grandissima proporzione di persone negli anni 70 era sotto quel dollaro. In particolare persone, come vedete dalla leggenda, in Cina e in India, essendo paesi molto popolosi, avevano questo tipo di fardello. Guardiamo la situazione oggi. Vediamo come in realtà, nonostante ci sia ancora una fetta della popolazione, ci sia stato un grosso passo avanti, perché in Cina, essendo entrate nell'economia globale, hanno migliorato i loro problemi di povertà assoluta. E quindi vedete, se il computer ve lo consente, vi faccio vedere in rapida successione le due cose, c'è una certa progressione negli ultimi 40 anni. Ora, anche qui, questi dati servono a stimolarci, non sono conclusivi, non si può dire ai ottimisti o ai pessimisti avete ragione o torto sulla base della statistica, sono domande non falsificabili. C'è chi dice comunque un prezzo inaccettabile quello di avere qualcuno che è così povero, e quindi c'è un problema nel modo in cui funziona il mondo in questo momento, altri dicono no, è solo una questione di tempo. Quelli che forse sono più sostanziati in questo,
è una, prendere una prospettiva ancora più lunga. Questi sono dei dati di una organizzazione che si chiama Gapminder, potete trovarla e giocare su internet a mettere i parametri che interessano a voi e ve li plotta. Il bello che ha dei dati affidabili piuttosto antichi, per gli ultimi 200 anni, in particolare riferiti a due variabili cruciali che dimostrano il funzionamento, il buon funzionamento di una società. La ricchezza, e vedete sull'asse delle X in forma logaritmica il reddito annuo pro capite, che parte da 200, 400, 1000, 2000, 4000 e arriva fino a 40.000, lo vedete? Quindi più è verso destra più è ricco, più è verso sinistra più è povero. Sull'asse delle Y, sull'asse in alto, c'è invece la salute, misurata su una variabile abbastanza precisa ormai dagli studi, che è l'aspettativa di vita, no? Perché ci sono dei archivi su quando la gente moriva, eccetera, quindi anche per il passato sono abbastanza affidabili. E trovate quindi 25 anni di aspettativa media di vita, ovviamente sono delle medie, molto quella particolare variabile è influenzata dalla mortalità infantile, perché ci sono molti bambini che muoiono molto piccoli, abbassano. Comunque parte dai 25 arriva fino a 85. In basso quindi è una società malata, dove c'è grossi problemi sanitari, in alto è una società più ricca. Guardiamo cosa è successo negli ultimi 200 anni. Ciascuna di quelle bolle rappresenta un paese. Vedete i colori c'è una leggenda in alto. L'arancione significa l'Europa, rosso significa l'Asia, giallo significa le Americhe. Ciascuno di quei pallini è un paese e la sua grandezza è in base alla demografia, per cui a seconda di quanti abitanti, per cui i paesi grossi hanno pallini più grossi. Guardiamo dal 1800 al 1900, cosa succede? Un secolo diverso, vediamo che ci sono alcuni paesi che cominciano a migliorare su tutti e due i parametri, quindi vanno verso l'angolo in alto a destra, l'angolo di ricco e in forma. E sono quasi tutti paesi arancioni, cioè europei, o gialli, in particolare gli Stati Uniti. Vediamo che c'è, comincia un decollo verso questo. Andiamo avanti altri 45 anni e nonostante le guerre mondiali, che ci aspetteremo, avrebbero interrotto questo processo, in realtà questo processo continua. I paesi arancioni e gialli sono sempre più verso la parte in alto a destra. Ci sono certo delle altri paesi che cominciano una ricorsa di recupero, in particolare con i paesi rossi, cioè dell'Est Asia, il Giappone, la Corea, cominciano a recuperare, ma è ancora un mondo dove il mondo non occidentale è un mondo ancora povero. Guardiamo la situazione oggi. La situazione oggi è una situazione invece più multicolore. Ha continuato il mondo occidentale a crescere su entrambi i parametri, ma è stato raggiunto. Vedete l'India e la Cina, rosso e azzurro, i due grandi pallini in mezzo, che stanno migliorando sotto entrambi i punti di vista. Rimangono indietro sostanzialmente soprattutto i paesi subsahariani, dell'Africa subsahariana. Bene, come leggere questi dati? Allora, gli ottimisti dicono c'è una direzione, è solo una questione di tempo, ma in realtà c'è stata una grande convergenza. Nel lungo periodo la modernità, dopo l'illuminismo, l'introduzione di nuove istituzioni sociali, politiche, ha liberato Prometeo, ha liberato il progresso. Gli uomini sono capaci di migliorare, sono capaci di migliorare tutti, non a scapito degli altri. Per cui migliorano e tutti sono migliorati, anche chi è più povero oggi e comunque sta molto meglio di come si stava 200 anni fa. Guardate la situazione in basso, è la situazione del 1800 di partenza e vedete come comunque anche il paese meno fortunato oggi ha un'aspettativa di vita che è il doppio di quella del periodo iniziale, 25 anni in media, non so che età avete, 25 anni di aspettativa di vita in media, a 50. Cosa dicono i pessimisti? I pessimisti hanno due preoccupazioni con questo. Primo, una preoccupazione ragionevole,
moderata, diciamo, dicendo questo è vero, però oggi noi abbiamo delle disparità che sono molto maggiori rispetto a quelle iniziali. Tra il paese più ricco e il paese più povero nel 1800 c'è una differenza di 4 volte. Nelle aspettative di vita, il paese più ricco, il paese più longevo, che era l'Olanda nel 1800, e il paese meno longevo, che era l'India, e c'è una differenza di 15 anni. Adesso queste differenze sono enormi in confronto. C'è una disuguaglianza molto maggiore. Per cui la differenza tra il paese più ricco, che è Lussemburgo, e il paese più povero, che è il Congo, è di 100 volte. Sono 400 euro all'anno e 40.000 euro all'anno. Quindi è 100 volte rispetto a 4 volte. E anche la disparità in aspettative di vita, la grossa influenza sono le epidemie, sono 35 anni. Tra il paese più longevo, che è il Giappone, che ha oltre gli 80 anni di aspettativa di vita media, quindi per ogni bambino che muore ci sono 10 persone che vivono oltre 100 anni. E invece il Sudafrica o gli altri paesi più colpiti dalle epidemie, che hanno ancora 45 anni, c'è comunque 35 anni di aspettativa di vita. Ok? Ora, questo crea i problemi politici di questo mondo. E in base al fatto che siamo ottimisti o pessimisti, abbiamo dei modi diversi di risolverli, perché ci aspettiamo delle cose diverse. Se siamo pessimisti, riteniamo che questo tipo di disuguaglianze porteranno a un conflitto. C'è poi una parte anche ignobile che vi segnalo, che riguarda noi occidentali. Noi occidentali per 200 anni abbiamo dominato il mondo. E, giusto o sbagliato, adesso è finita. Quell'era, stanno arrivando anche gli altri dove eravamo noi, ci stanno raggiungendo, non ci stanno superando, ci stanno raggiungendo. Questo in molti crea ansia, anche se appunto non c'era nessuna ragione perché l'Occidente fosse più ricco e più potente degli altri. Non lo era stato prima del Settecento, tornerà a non esserlo dopo. Però questo anima e infiamma le nostre opinioni pubbliche, il nostro dibattito politico. Come noi riusciremo a gestire questo è appunto il tema di come il mondo procederà. Il nostro atteggiamento rispetto a questo dipende appunto dal nostro atteggiamento di base rispetto alla lettura in realtà del nostro passato, perché non riusciamo a guardare il futuro se non ci guardiamo indietro e non capiamo un po' da dove veniamo.